Non sarà facile sostituire Desi, se non altro perché ci sono diverse soluzioni. Lo stesso discorso vale per Balasa, ma il presunto rientro di Modesto dovrebbe facilitare il mister. Premesso che nelle ultime giornate l'under 21 rumeno non è stato schierato titolare. Dovrebbero rientrare in tempo invece gli altri due convocati in under 20, ovvero Ricci e Padovan, ma sicuramente partiranno dalla panchina e probabilmente sarebbero partiti dalla panchina anche se non avessero giocato in nazionale. Intanto procedono le sedute di allenamento in vista della gara di domenica col Pescara. Ieri il Crotone ha sostenuto un allenamento pomeridiano sul terreno di gioco dell'antico borgo. Mister Drago ha fatto svolgere ai suoi ragazzi un lavoro tattico. Ci sono le premesse per far bene, anche perché a questo punto non è permesso sbagliare. Un ulteriore passo falso potrebbe compromettere la classifica sotto certi aspetti bugiarda, ma pur sempre veritiera. Il Pescara è partito come il Crotone, agli stessi punti in classifica, frutto degli stessi risultati, e quindi verrà qui a vendere cara la pelle. Non si sono ancora del tutto dissolti gli spruzzi delle scie lasciati dai numerosi riders arrivati da tutto il mondo all'Anglose Beach di Gizeria in occasione proprio del campionato europeo di kitesurf 2014, e già i professionisti della vela sono di nuovo all'opera, questa volta con un progetto che ha visto impegnate le scuole superiori del comprensorio catanzarese. Tanti i ragazzi che hanno preso parte a questo progetto e si sono dati appuntamento nello spot di Gizeria, dove l'estate non è ancora finita, per cimentarsi con il kitesurf e con gli altri sport bellici in genere. Altro appuntamento di rilievo che si tiene proprio in questi giorni nel parco balneare Anglose Beach di Gizeria è il completamento dell'ultimo modulo del corso ufficiale FIV per istruttori di primo livello di kitesurf. Sono 20 infatti gli aspiranti istruttori giunti nel Golfo di Lamezia da tutto il sud Italia per completare questo difficoltoso percorso che li ha visti impegnati per oltre 7 mesi. Devono sudare un pochettino per diventare istruttori. In questo terzo modulo stanno per diventare istruttori e quindi devono superare e saper svolgere il loro lavoro in sicurezza. Soddisfatto anche Mirko Babini, presidente della ICA e coordinatore del corso per quanto riguarda la Federazione Italiana Vela. Sta lavorando molto per cercare di dare una formazione maggiore e di livello a tutti gli allievi istruttori che diventeranno alla fine di questo terzo modulo appunto dei tecnici, quindi istruttori di primo livello federali, e grazie a loro mi auguro che il futuro potrà essere soprattutto più coordinato e fatto con un livello maggiore, con uno standard più elevato, utilizzato poi in tutte le scuole di kite che ci sono in Italia. Presente a Gizeria anche un campione di kitesurf di fama internazionale come Alberto Rondina. Kite è entrato nella FIV solamente da poco e quindi noi siamo quasi i primi, no, che dai, prendono questo brevetto ufficiale, quindi dai, ci sono tanti buoni propositi e quindi dai, una buona crescita per questo sport. Appuntamento quindi alla prossima estate con tante nuove sorprese e, perché no, Gizeria e il parco balneare Anglose Beach sono già pronti ad ospitare il prossimo mondiale di kitesurf 2015. Staremo a vedere, siete tutti invitati naturalmente. We'll never know what stands behind.